Ciao a tutti, oggi facciamo il primo trattamento ai pomodori. Ho messo giù le piantine da poco, siamo in ritardo pazzesco, ha piovuto molto. Usiamo la poltiglia bordolese, faremo uno, almeno io farò uno, massimo due trattamenti, non penso di arrivare al terzo. Un cenno veloce sulla poltiglia bordolese. La poltiglia bordolese è un fungicida rameico a base di solfato di rame e idrato di calcio. È indicato per la prevenzione della peronospora, tra le altre cose. È conosciuto da centinaia di anni, quest'anno probabilmente andrà fuori uso per i piccoli coltivatori come noi. Probabilmente ci vorrà il patentino e dovremo buttarci su un altro tipo di fungicidi. Intanto però siamo riusciti a prenderlo e lo usiamo ancora quest'anno, poi l'anno prossimo vediamo. È ammesso in agricoltura biologica, però essendo a base di rame comunque si deposita nel terreno, non è il massimo. Va bene, quando arriverà l'alternativa la proveremo, intanto proviamo questo adesso. Usiamo una dose molto bassa, 100 grammi per 10 litri, io ho 2 litri di acqua, quindi userò circa 20 grammi. È importante pesare per non fare le cose a caso, quindi 20 grammi. Grammi, più o meno ci siamo, sono circa 2 cucchiaini da caffè. Adesso vi faccio vedere come lo irroro sulle piantine. Piccola accortezza, non va usato quando le piantine sono in fiore perché diventa fitotossico, quindi io lo uso solo adesso che l'ho appena messa a dimora, tra un po' prima che vadano in fiore, e poi purtroppo se saranno attaccate dalla peronospora farò un trattamento, ma spero nel frattempo di utilizzare altri metodi. Questo lo si può usare anche sulle altre colture, peperoni, melanzane, infatti faremo un giro. Vi porto nel campo. Prima di iniziare è importante munirsi dei dispositivi di protezione personale, gli occhiali, la mascherina, i guanti se volete, e poi piano piano, piantina per piantina, compreso per terra, comincio l'irrorazione. Come vi dicevo, se ci sono fiori meglio non darlo, perché è fitotossico. Con questo ad esempio, vedete, ai fiori lo darò soltanto in basso. Quest'anno è stata un'annata un po' particolare, ha piovuto veramente per quasi un mese, quindi ho già visto i primi attacchi di peronospora. Qualche piantina sono riuscito a toglierla, visto che ne avevo qualcuna in più, e ho messo quelle che avevo in serra, che non sono state colpite. Guardate questa come è rovinata, questa probabilmente la dovrò sostituire, questa ormai è andata. È stata un'annata pesante questa, non so se riusciremo a vedere i risultati. Un paio di litri bastano. Io ho 130 piante, dovrebbero bastarmi.
L'importante è cercare di fare sempre la quantità necessaria, così da non dover sprecare poi il prodotto e buttarlo nel terreno, perché non si può. Parliamo sempre di rame, anche se sotto forma di altre combinazioni chimiche. Piccola precisazione, la poltiglia bordolese andrebbe data in orari serali. Io adesso per esigenze di ripresa l'ho fatta il mattino, ma è nuvoloso, giusto per farvi vedere come funziona. Ma nelle belle giornate di sole è sconsigliato da dare il mattino. Meglio la sera, anche perché così si minimizza l'effetto lente, non si bruciano le foglie. Vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Buona giornata!